Buongiorno, oggi è il 30 di marzo, la quarantena continua e stamattina sono scesa perché vorrei seminare dei ceci, poi l'aglio che avevo in casa e anche le patate. Qua sotto c'è una buona esposizione, è abbastanza soleggiato tra gli alberi e c'è una buona pacciamatura già sotto perché c'era l'erba molto alta, abbiamo tagliato l'erba e adesso sta ricrescendo, la ritaglierò stamattina di nuovo e direi che è un ottimo posto per dedicare un quadrato per mettere i ceci. Ci sono dei bellissimi esemplari di finocchietto selvatico, ce ne sono parecchi, devo stare attenta a non tagliarli perché sarebbe un vero peccato. Iniziamo a lavorare qua, c'è un bel sole, i ceci hanno bisogno di sole e di pochissima acqua. Penso che li bagnerò stamattina e li ricopro e poi faranno tutto il loro lavoro da soli. Questo sarà molto probabilmente un autosostentamento di ceci. Posso fare la farina oppure me li tengo così, li farò seccare e li terrò e durante l'inverno li consumeremo. Ok, ho ricavato il mio quadrato che è delimitato dal finocchietto selvatico, così almeno saprò che una parte di perimetro di questa coltivazione di ceci è delimitata dal finocchietto selvatico. Ok, adesso vado a rimuovere leggermente il terreno, poi provo a bagnarlo, metterò i ceci sparsi e poi ricopriamo con una bella pacciamatura. Allora, stamattina mi sono dimenticata di aprire l'acqua prima di scendere. Perché la mia testa è così, penso sempre a mille cose e quindi costantemente ritorno indietro 10.000 volte durante il giorno perché mi sono dimenticata qualcosa, sempre. Però, ho trovato una bottiglia dove ho recuperato tutta l'acqua che era rimasta all'interno dei tubi della Cantabrina, della manichetta, come la chiamiamo noi qua a Genova, e attenzione, la vita ti riserva sempre delle meravigliose sorprese. Nel mentre ho trovato il rastrello. Fantastico, no? Allora, mentre l'acqua sta già evaporando, io metto i miei ceci e qualcosa succederà. Ci tenevo a specificare che quello che faccio sono opla, tutte prove, non c'è nulla di certo, tutto un esperimento. Ovviamente devo adattare tutto, pensare, devo pensare e adattare tutto quanto a quello che ho io e alle mie possibilità. Non voglio dire assolutamente che questa sia una tecnica perfetta, io sto facendo solo delle prove e non so neanche io dove mi porterà tutto questo. Confido nella natura. La mia è un approccio alla terra e alla natura completamente differente perché la mia idea è quella di essere molto umile nei confronti della natura. Penso che la natura riesca a rigenerarsi benissimo da sola, non ci siano bisogno di grandi concimi e di grandi forzamenti. Quindi questo mio tipo, questo mio approccio è proprio, guarda, non ti voglio sfruttare, io voglio soltanto appoggiare il seme. E se tu vorrai, farai crescere una pianta. Questo è. Ah, mamma mia, qua si passa dal caldo, poi arrivano le raffiche di vento freddo, è proprio un periodo brutto e non è di certo il momento giusto per ammalarsi. Allora, iniziamo. Vado a prendere le patate. Non ho intenzione di romperle né di spezzarle, le lascio così come sono e le inserisco all'interno della buca che ho fatto. Adesso qua dobbiamo andare con una pacciamatura pesante, proprio pesante. E quindi stavo pensando di recuperarla anche in queste scale qui di pietra. C'è pieno di paglia, è tutta roba utile per coprire le nostre patate. È già suonato mezzogiorno perché stamattina ho già preparato il pranzo di oggi, delle lasagne al forno e il pane, che ovviamente ho fatto ieri sera e stamattina ho cotto. Piano piano si riesce ogni giorno a fare piccoli passi.
facendo tutte queste cose mi distraggo e penso ad andare avanti perché il mio obiettivo è quello di andare avanti, di non farmi abbattere e di continuare e di perseguire i miei sogni. È quello che più mi piace fare, che è coltivare e fare da mangiare. E voglio unire queste due cose, annaffiarle di vino, perché un'altra mia passione grandissima è il vino. Ma soprattutto non tanto bere il vino, ma tanto l'abbinamento del vino ad ogni cibo e sono fermamente convinta che la Liguria abbia degli ottimi prodotti e spesso e volentieri bevo solo vino ligure. Allora, ritorniamo a noi comunque, perché qua se no ci perdiamo, io devo tornare a casa a dar da mangiare ai miei cari. Allora, ricopriamo le patate. E ora mettiamo l'aglio. E ho finito, non so se si vede la pacciamatura. Anche stamattina abbiamo fatto un piccolo pezzo, abbiamo fatto un piccolo passo e adesso sto iniziando a sentire dei rumori nella pancia perché ho famissima e quindi vado a mangiare a casa. Noi ci vediamo alla prossima semina, anzi, alla prossima prova. Ciao!